Konnichiwa minasan, bentornati ad un nuovo video e questa volta vi farò vedere l'unboxing di questa bellissima Chi-Chi di Dragon Ball. Ebbene sì, il nome vero di quella che in Italia è passata come Kiki è Chi-Chi, come è scritto anche qui sopra perché si legge appunto Chi-Chi. Questa figure l'ho presa almeno un paio di mesi fa e ho aspettato fino ad ora per aprirla perché volevo aprirla appunto con voi e fare l'unboxing. Bene, passiamo all'unboxing che non vedo l'ora di fare e vi mostro per prima cosa la scatola. Allora, questa è come dovrà essere, diciamo, la figure. Come potete vedere, qui c'è anche il marchio della Toei Animation, il bollino, quindi appunto è originale 100%. Ora passiamo all'apertura. Ok, allora questo è quello che è uscito dallo scatolino. Vedete tutto il corpo, tutta Kiki veramente, Cici. Però mi imbroglio anche con due teste. Non mi aspettavo uscissero due teste, perfetto. E più questa gomma, dovrebbe essere una gomma. Ok, ho spacchettato ogni singolo pezzo. E allora, come ho detto, sono uscite due teste qua. Una è senza l'elmo, l'altra è con l'elmo rosa che poi lei usava per combattere. In più sono usciti ovviamente il pezzo di sopra e il pezzo di sotto e la base, che è molto molto semplice. Ora la montiamo. Ok. Questa è Cici, con la testa senza l'elmetto, cambia ben poco dall'altra e ora ve la mostro. Come potete vedere è perfetta e comunque per quello che ho speso, se non mi sbaglio, costava sui 10 euro più ovviamente le spese di spedizioni, però per il prezzo è davvero davvero fatta benissimo, cioè non ci sono sbavature, gli occhi sono perfetti, poi le espressioni sono divertentissime e i colori sono bellissimi. Poi c'è anche il mantello che svolazza e poi se mettete comunque mi è uscita anche una faccia di ricambio, cioè 10 euro davvero sono proprio regalati. Ora le cambio la testa. Come potete vedere questa con il casco cambia espressione facciale perché qui come potete vedere ha la bocca poco aperta, mentre qui è proprio tutta aperta. Sembra quasi che voglia sgridare Goku, ma vabbè. Sono carine entrambe le versioni, infatti non so quale mettere, ma probabilmente quella più caratteristica, ovvero questa con il casco. Nella stessa serie, se non sbaglio, hanno fatto anche altri personaggi, probabilmente Goku sempre da piccolo. E se riesco a reperirla, probabilmente prenderò anche Goku così li metto in coppia. Bene, l'unboxing di Chi-Chi di Dragon Ball è terminato e io sono soddisfattissima perché è fatta davvero tanto tanto bene e dà una faccia dolcissima e quindi spero appunto di ritrovare anche l'altra figure. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, se vi va mettete un mi piace, un commento, condividete il video e iscrivetevi al canale. Matane!